Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi come ben potete vedere siamo di nuovo qua da Lazzarini Moto Pesaro, dove ho provato tante moto. Mio padre ha comprato le sue varie BMW GS e oggi siamo insieme a una moto abbastanza particolare, perché si tratta della nuova Moto Guzzi V100 Mandello, ovvero la nuova Maxi Tourer di Moto Guzzi, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio perché è veramente tanto particolare. Esteticamente gli ridà molto a tanti modelli del passato, ma come ben vedrete poi nel video, a livello tecnico e motoristico è completamente tutto nuovo, per cui direi di non perderci in chiacchiere e ringraziare Marco e BMW Pesaro appunto per avermi dato la possibilità di provare la loro nuova moto, che potete trovare in prova in questi giorni qua appunto a Pesaro e che è arrivato in concessionario nell'ultimo mese. Per cui appunto non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a provare questa nuova Moto Guzzi. Allora ragazzi, molto bene, siamo a bordo della nuova V100 Mandello, che dunque primo impatto sembra davvero una poltrona. L'altezza minima da terra è di 815 mm, quindi tocchiamo davvero bene. La sella è morbidissima, la posizione che manteniamo è quella proprio la migliore che si possa avere su una moto, perché non siamo su una Gran Turismo della serie GS multistrada dove siamo praticamente in aria, non siamo su una naked normale. La cosa che magari si avvicina di più a questa impostazione è quella magari della Tuono, quindi una naked un po' particolare, con un davanti un pochino diverso dal solito. Questa qui ovviamente non fa parte proprio di quel segmento lì, infatti come potete vedere la mappa con cui partiamo è proprio quella turismo, modalità di guida diciamo che si va ad aggiungere anche a pioggia, strada e sport, e sono appunto anche questa qui una novità che troviamo per la prima volta su una Moto Guzzi. Infatti abbiamo per la prima volta una piattaforma inerziale che ci permette di avere appunto tutte queste comodità, tutte queste possibilità ulteriori che non abbiamo mai avuto. Adesso partiamo appunto con questa modalità qui, ragazzi. Che però arrabbiatino sto motore, eh? Senti qua, non se ne vedono tanti di motori con questa conformazione qui, ovvero parliamo sempre di un V2, ma a differenza della mia e delle Ducati in generale, che sono disposti in maniera longitudinale, qui lo abbiamo in maniera trasversale. Infatti vedete, esce dalla moto come i motori boxer BMW, però questo qui appunto non è un motore boxer ma è un bel V2, un bel V2 bello grosso appunto, perché parliamo di 1050 1042 per la precisione centimetri cubi di cilindrata, e questo poi si va a riflettere anche sullo stile di guida, perché comunque la potenza non è esagerata, ma avendo il motore di questa dimensione abbiamo comunque una fluidità, una progressione e comunque una risposta sempre pronta dell'acceleratore. Allora tira, eh. Cambio elettronico a salire e scendere in entrambe le versioni, perché se questa qui è la versione base appunto della nuova Moto Guzzi V100, che parte da circa 15.000 euro, abbiamo poi anche disponibile una versione S, che differenzia soprattutto diciamo per le sospensioni Ohlins di cui dispone, sospensioni elettroniche adattive. Qui non le abbiamo e lì diciamo parliamo di poco meno di 18.000 euro, quindi 2.000 euro qualcosa in più rispetto a questa. Cerchio 17 che permette appunto a questa moto da turismo di poter essere utilizzata anche per insomma viaggetti un po' più sportiveggianti diciamo, perché comunque abbiamo un controllo dell'anteriore che sembra davvero valido. Adesso non vorrei aver detto una cavolata sul fatto del cambio elettronico, perché in scalata non mi pare ci sia. Proviamo a salire. Non c'è neanche a salire, ho detto una cavolata, non abbiamo il cambio elettronico, lo abbiamo soltanto nell'altra versione, può essere. Adesso lo chiederò a Marco. Allora dunque, adesso siamo in modalità turismo che differenzia dalle altre modalità per tutti i controlli impostati in maniera diversa. Che controlli abbiamo? Dunque abbiamo tutto tranne praticamente l'antimpennata, perché abbiamo il controllo di trazione su 4 livelli, abbiamo la possibilità di regolare il freno motore e abbiamo la possibilità di andare a modificare non tanto la potenza della moto, che rimane sempre quella, ma la modalità di erogazione di
questa potenza, appunto, per le varie modalità, che se in sport sarà al massimo, in strada e turismo è un po' ridotta, quindi questa qui, madonna, è la versione ridotta. Cammina, eh. Beh, alla fine un V2000, se non si accoppia questo, chi ce l'ha? Mamma mia. Allora, la sella è davvero comoda, come sulla V85, come ben potete vedere, si propaga un po' sul serbatoio, dando comunque davvero una comodità continua. Quindi anche nel momento in cui magari arrivo un attimo a sbattere contro il serbatoio, non ho nessun tipo di problema, perché la sella appunto prosegue fino a 10 cm rispetto alle selle tradizionali, diciamo. Altra cosa che è davvero davvero innovativa, che sinceramente non avevo mai visto su un altro tipo di moto, è il fatto che abbiamo un'aerodinamica attiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che a una certa velocità le alette si aprono, questa parte appunto del serbatoio, ecco, come ben potete vedere si va ad alzare in automatico da una certa velocità in su, ma in realtà possiamo andarla poi a impostare comunque direttamente a nostro piacimento. A cosa serve? Beh, chiaramente non a non far impennare la moto, ma a far defluire l'aria in questa maniera qua, in modo tale che appunto non mi venga incontro, non mi venga a dare fastidio ad altissima velocità, perché comunque voi direte 5 centimetri cambiano veramente tutto, perché appunto l'aria, invece che defluire verso di me, lo fa in questa maniera qua, e quindi appunto mi evita, e io in autostrada o comunque ad alta velocità non ho quell'attrito fastidioso che una moto del genere così alta di solito ha. Comunque adesso io volevo provare a cambiare modalità, solo che sono capace? No? Ecco, vedete, andando su windshield regulation possiamo andare appunto a impostare quando e come aprire le alette, solo che io appunto volevo andare a cambiare modalità. Ah, ok, semplicemente basta andare a premere il tasto questo. Quindi adesso siamo in pioggia e effettivamente abbiamo meno potenza, o meglio distribuito in maniera diversa. Noi vogliamo mettere però su sport e andare a sentire appunto la vera potenza. Madonna, come è partito! Il controllo di trazione è partito fortissimo! Orca boia, come cammina! Madonna, veramente tanta roba! Wow, non me l'aspettavo! Poi con questi cerchi così piccoli c'è veramente tanto 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 controllo. Quando apri è veramente arrabbiato sto motore. Mamma mia, oddio. Freni Brembo che funzionano davvero bene per frenare comunque una moto che non è leggerissima. Parliamo di 330 kg a pieno, quindi in realtà dai, 17 litri di serbatoio, abbiamo 200 poco più chili a secco, che comunque non è malvagio. Ok, allora dunque il cambio elettronico qui non c'è, probabilmente lo abbiamo di serie sulla versione S e come optional da poter raggiungere qua, sicuramente sarà così. Oh, divertente sta moto, fatta bene esteticamente, veramente tanta roba, le rifiniture, il disegno, si vede che sono veramente accurati, moderni, si vede che c'è davvero un gran lavoro dietro, l'infotainment è davvero preciso, abbiamo tutto quello che ci serve appunto per un'esperienza di guida ottimale. Cosa che non ho detto prima è che modalità di guida per modalità di guida abbiamo la possibilità di impostare il livello dei controlli, diciamo, a nostro piacimento. Quindi se in modalità di guida sport non ci piace che il freno motore sia così basso, lo possiamo andare a cambiare. Ecco, questa è una cosa comunque dai abbastanza utile, anche se uno non è pratico andare a lavorare solitamente con questo tipo di tecnologia. Io ormai con la Ducati ci ho fatto l'abitudine a modificare i vari livelli. Adesso proviamo ad andare anche in panoramica, nonostante il nebbione che ci sarà sicuramente, per vedere un pochino come si comporta anche tra due curve fatte per bene. Vi devo dire che l'impressione è quella che si comporti davvero davvero bene. Ciclistica da paura, sensazioni di guida dopo comunque pochi metri davvero valide, e diciamo che questi 115 cavalli all'apparenza sembrano parecchi di più. Purtroppo la panoramica in questi giorni è così. Comunque con lo scarico originale diciamo che non suona male per niente. Purtroppo qua sembra di essere in un canto di Dante. È un po' bagnatino per terra, dà veramente delle belle pinzate, mi devo abituare un attimo a questo freno perché... Ora qua che razza di umidità, qui si apre un pochino, dai. No. Comunque sì, dà proprio l'impressione di essere una moto che è fatta per farsi il viaggio in più totale tranquillità e comodità, ma nel momento in cui ti trovi a dover passare per un passo di montagna con delle belle curve, ti permette di divertirti e parecchio anche, non come qui che non vedo niente, ma vabbè. Anche se la cosa che per ora mi ha colpito di più è la sella, ragazzi, di una morbidità veramente fuori di testa. Davanti quando apri tutto si alleggerisce veramente tanto. Abbiamo chiaramente il controllo di trazione che un po' limita questa cosa, ma l'antimpennata non c'è, quindi
un po' se si esagera la si può alzare. Anche il freno dietro funziona veramente bene, ti dà proprio sicurezza. Il cambio, nonostante non sia elettronico, funziona veramente benissimo, nonostante un motore di queste dimensioni e di questa conformazione. Ormai siamo arrivati a dei livelli di ingegneria che permettono di fare tutto a tutti praticamente. Adesso sentiamo cosa ne pensa mio padre. Puoi venire un secondo giù? Come ben potete vedere, ragazzi, qui abbiamo la possibilità di andare a inserire le borse laterali per fare i nostri viaggetti. Qui anche ci si può comunque tenere come passeggero, passeggero che sta veramente comodo, perché ragazzi guardate qui, una poltrona proprio. Adesso sentiamo cosa ne pensa mio padre. Questa è un 1000? Sì, quella nuova, 115 cavalli, 1042 di cilindrata. Tutto bene? Bello. Poi suona bene per essere originale. Questo è un V2, non è boxer come il tuo. Sì. Sì. Piacerebbe provare. Ah, dopo se vuoi. Ma ce l'hai oggi? Perché ce l'hai oggi? Ma l'ha lasciata? Sì. Lazzarini. Ah, sei andato Lazzarini? Sì, sì. Guarda, vedi queste? Questo pezzo qua. Oltre una certa velocità si apre a mo' di ali, per evitare che l'aria ti arrivi qui, ma va tutto di qua. Okay. Una moto così cosa costa? Questa qui è la versione base, costa 15, versione S con le Ohlins, quindi con le sospensioni, la sospensione elettronica, 17. Ma cammina, eh? Poi c'è i cerchi da 17, quindi hai un pochino più controllo che con i cerchi da 19. Ascolta, mi dici al volo come si aprono le alette qui? Basta che cambi la mappa, in rain, sono sempre aperte. Sì, io ho la moto ferma, no? Qui le voglio aprire, come faccio? Metti mappa rain. Mappa rain, ok. Poi? Ah, vedi? Ah, vedi? Ah, a posto, grazie. A posto. Ciao. Così vedi l'aria invece che arrivarti a te ti arriva, ti si sposta. Sì. Dai, lo voglio provare, dai. Ah, va bene. Dopo mangiato io faccio un giro un'aretta, poi te la porto qui e te gliela riporti là. Vedi. Molto bene ragazzi, proseguiamo la nostra prova togliendo magari il cavalletto, sì. Allora, ho parlato con Marco e sì, mi ha spiegato semplicemente che appunto la versione S differisce da questa, oltre per il fatto delle sospensioni, anche per il fatto del cambio elettronico che lì è di serie e qui è un optional aggiungibile. Questo modello in particolare non lo ha. Adesso siamo in modalità pioggia con le nostre alette aperte e il motore è molto più tranquillo rispetto a prima quando l'abbiamo utilizzato in sport. I freni sono davvero davvero tanto validi e ci sta comunque perché abbiamo una moto che è leggerissima, come detto non è, questo ruolo così rispetto anche magari a un GS con quella da 19 ti danno tanto tanto più feeling all'anteriore, quindi comunque appunto oltre che usarla per andare a farci la nostra vacanza in tranquillità, nel momento in cui io voglio andare un attimino più forte premo il mio tastino magico qua, metto in sport. La versione S si sarebbe un po' irrigidita con il fatto delle sospensioni elettroniche, questa no. Comunque ricordiamo che anche in questo modello qua le sospensioni sono regolabili manualmente, non elettronicamente, ma comunque in ogni caso possiamo lavorare anche su quello. Ecco, adesso sperando ci sia un pochino meno nebbia di prima, cosa in realtà della quale dubito, andiamo a fare due curvette in panoramica. Le ali sono ancora aperte, si chiudono e poi si riapriranno quando supereremo una certa velocità. Proviamo a vedere. 50 60 70 70, si aprono. Purtroppo mi sa che la nebbia ancora è rimasta. È divertente. Me l'ero immaginata un pochino più fiacca, un po' più tranquilla. Invece, cavolo, spinge. Volendo mantenere una guida turistica, la moto è veramente comodissima. Non strattona per niente. Veramente fluida. Quando si dà quel filino di gas, lei va senza strappi, senza accelerazioni brusche. Nel momento in cui però decidi di dargli una bella smanata, lei ci sta. Ci sta e come? Diciamo che con questa potenza qua, questo tipo di erogazione, non dotarla di controllo di trazione sarebbe stato un attimino pericoloso magari per chi non è abituato a gestire questa potenza senza controlli e comunque poterla destinare a un pubblico maggiore. Dopo gliela faccio provare io, babbo, che non rimarrà a bocca aperta venendo comunque da un GS con 140 cavalli, ma sicuramente sarà soddisfatto solo per il fatto di toccarci meglio, perché comunque il GS è un bel bestione. Questa invece è comunque una seduta molto più bassa e a noi diversamente alti questa cosa vuol dire tanto. Cupolino, come ben potete vedere, è rialzabile in modalità elettrica, quindi con un tasto li andiamo a far fare su e giù a seconda dei nostri gusti, diciamo.
tira veramente tanto tanto in alto, quindi si arriva al limitatore veramente facilmente. Settate come sono settate adesso, le sospensioni sono veramente morbidissime, quindi comunque stiamo andando forte con una comodità spaziale. Ha proprio la potenza giusta per strada, non è esagerata, ti fa dire wow, veramente comoda e allo stesso tempo divertente. Direi che esteticamente non è proprio niente male, ragazzi, veramente veramente un gran lavoro hanno fatto a Mandello, perché Mandello, ragazzi, ovviamente non è nient'altro che il nome dove tutte le moto Guzzi da sempre sono prodotte, V100, perché 100 sono gli anni di questo marchio italiano dalla sua fondazione oggi, o meglio al 2022, anno in cui è stata presentata questa bella V100, appunto. In realtà il riferimento è anche alla cilindrata 100 1000, vabbè. Come detto prima, le rifiniture, la componentistica sembra veramente veramente tanto curata, giusto magari qualche filo in vista che però non dà nessunissimo fastidio, per cui tanta roba, infotainment degno del prezzo che andremo a pagare acquistando questo veicolo. Comunque prezzo che ci sta, diciamo, siamo nella norma. Se vogliamo le all-in, se il cambio elettronico, ovviamente paghiamo quel paio di migliaia di euro in più, ma che è normale, ci sta. Per cui direi comunque tutto sommato davvero valida. Ragazzi, ringrazio come sempre BMW Moto Lazzarini Pesaro per avermi dato la possibilità anche questa volta di provare la loro nuova arrivata, in questo caso di casa Moto Guzzi. Fatemi sapere cosa pensate di questo nuovo bestione italiano, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi poi tutti i video che andrò a caricare prossimamente, e arrivederci al prossimo video.